Bene, gente, continuiamo la partita a questo giocone e siamo arrivati al capitolo 3. Dobbiamo praticamente, finalmente abbiamo raggiunto la stazione, abbiamo preso la carrozza e praticamente adesso dobbiamo eliminare l'uccisore della corona che ha ammazzato i tuoi... Vabbè, sto leggendo. Elimina l'uccisore della corona che ha ammazzato i tuoi nemici per far ricadere la colpa su di te. Trova il vecchio alleato Anton Sokolov, visto per l'ultima volta mentre viene portato verso Addermire. Alexandra Ipatia, che gestisce l'istituto, dovrebbe saperne di più. Ci siamo entrati nella casa di Alexandra nella partita precedente. L'istituto Addermire per le malattie infettive. Alexandria Ipezia, capo alchimista. Era un solarium per aristocratici viziati convalescenti dopo le loro malattie immaginarie. Ora è un luogo di studi alchemici. Devo fermare l'uccisore della corona che colpisce il mio nome. Dicono che la dottoressa Ipezia sia brillante, ma se è coinvolta negli omicidi, dovrà pagare. Bello la luce, i colori, bello bello anche insomma l'atmosfera, i posti, i luoghi, davvero stupendi. Territorio ostile, vai all'istituto, utilizza la carrozza. Ok, qua Personale della Granguardia, abbiamo già per cose da ordine del Duca, prendere. chiunque verrà a discutere di Addermire con persone non autorizzate sarà condannato e imprigionato. Dobbiamo buttarci giù. Raga, provo a buttarmi in acqua. Allora, un attimo, ovviamente io sono in blindrun, quindi... No, forse posso evitare di utilizzare il potere. Eccolo lì. Amuleto d'osso. Vediamo. Piromane, il raggio di dardo incendiario è leggermente superiore. Vabbè. Togliamolo, vediamo qua. Fortuna dell'assassino. I contenitori di dardi possono contenere un dardo in più. Però ne sono talmente tanti di dardi, raga. Poi... Il fatto è che... Mo, non so, mo devo salire però. Facciamo così. No. Facciamo prima così. E poi se riusciamo a evitare di sprecare il potere. Ok. Ah, anche qua quante ce ne sono di rune. E poi se voglio giocare stealth devo utilizzare meno dardi possibili. Ma devo capire come entrare. Mappa di Addermire. Oh, lì c'è una mappa. Allora, Stanno ancora un facendo manutenzione al relè delle carrozze. Controlliamo. No, credo vogliano solo assicurarsi. Ah, io c'ho anche l'altro potere, raga, che è questo qua. Visione oscura. Prenditi premuto per girare la manovella. Alcune manovelle a fine corsa, quando rilasciate, si sbloccano e non possono più essere Avranno azionate. qualcosa. E dopo ieri notte ne sono sicuro. Ho visto. Usiamo... Oh merda. In ogni caso non si muoveva come una persona. Prima di venire ad Addermire ho visto una scena del crimine dell'uccisore della corona. Chiunque abbia scortato quella vecchia. Facciamo Si è così, eh? divertito nel farlo. A fior di pelle. C'è qualcosa che non.
E questo è sistemato. Ne abbiamo uno in meno a cui pensare. Ah, vedete raga, posso anche fare così. Guarda quante possibilità c'è sto gioco di agire. Posso anche salire lì, credo. Forse no. Sì. Oh merda. No. Pensavo si potesse salire sopra là. Oh merda, oh. Borsello. Elisir ricostituente. Sì, allora ce ne usiamo uno. Ci curiamo e recuperiamo questo. Proiettile per pistola, che probabilmente non userò mai. Ah, questo qua era cibo. Vabbè. Qua raga bisogna controllare tutto, bisogna controllare tutto. Un attimo. Mi batte il cuore. È qua vicino, ok. Ok, segnalato. Poi lì ce n'è un altro, un attimo, eh. Teniamo anche lui. Non li sto uccidendo, raga, perché più uccido, più praticamente avrò un finale brutto del gioco. Ok, quindi sto cercando proprio di ucciderne il minimo possibile. Nelle prime sessioni di gioco li uccisi perché erano tipo traditori. Ok. Anche se in realtà sarebbe stato giusto non farlo. Dardi per balestra. Però questi non è che posso identificarli come cattivi, ok, per il momento. Sono soldati che svolgono il loro lavoro. Che succede? Torna qui! Non scapperai! Non vai da nessuna parte! Ah, merda. Impossibile! Non può essere! Merda. Vai via di scampo! Sono morto. Porca vacca. Raga, è difficile fare stealth in sto gioco, eh. No, la mina no. Oh. Dammi questo. Ok, ma questo qua arriva. Ah, perché ho fatto rumore quando ero lì. Succedendo raga, sta succedendo qualcosa. Amuleto d'osso, nuovo amuleto d'osso, vediamo. Becchino, ti muovi un po' più rapidamente quando trasporti un corpo. Ma insomma, questo potrebbe, insomma, forse potrebbe essere più utile per il mio stile di gioco. Oh, qua c'è un meccanismo. Ne ho due, ne do uno, ne ho ancora uno. Ma se lo mangio, no. E se lo mangia lui, allora. Qui ne arriva uno. Un attimo, eh. Forse dovrei fare il doppio turno. Così non dovrei... Ok. Qua posso attivare qualcosa, raga. Reindirizza. Nessuna renderizzazione disponibile.
Qua posso mettere, raga, la corrente. Dargli un narcotizzante. Questi mi servono. Macchina da scrivere. Lettera incompleta del capitano Ramirez. La squadra ha votato e ha deciso di non uccidere i cani del laboratorio come da lei ordinato. So che è troppo tardi per loro e che moriranno comunque, ma avvicinarsi è rischioso. Inoltre, cosa dovrebbero farne delle carcasse? Attireranno le mosche del sangue prima ancora che io smonti dal turno. A proposito, il duca non potrebbe mandare un'altra squadra per affumicare questa dannata infestazione di mosche del sangue? Ogni giorno si fa più estesa. Le mosche del sangue abbiamo visto che cosa sono nelle partite precedenti. Lo so, i dottori usano le mosche per creare la soluzione di Addermire. Perché non inventano un elisir ricavabile dai topi di campagna invece? Scommetto che si venderebbe meglio con un grazioso topolino sull'etichetta invece che un disgustoso insetto. Ok. Quello lì è stato ucciso. Quello lì mi sa che... Raga, io devo reindirizzare la corrente. Ma non so come fare. C'è sempre qualcuno che dice di aver visto un assassino. Non vuol dire nessuna renderizzazione disponibile. Io dico che è un falso allarme. Vabbè, facciamo anche questo, lo stendiamo così. E ce le leviamo dalle spalle, che comunque è sempre pericoloso avere uno che gira per le strade, che passa qua nel vialone centrale. Qua abbiamo due vie. Abbiamo anche un passaggio sopra, forse. Possiamo perlustrare meglio. Questa porta è chiusa. Dobbiamo arrivare alla mappa. Bloccata. C'è una trave di legno, raga. Di qua non si passa. A meno che non uso il potere per salire lì in alto. Vai. Ecco. Apri. Serbatoio di balena. Mo' ho tolto la corrente, raga. Ah, vedete, tolgo la corrente e poi la posso rimettere lì volendo. Ma dite che mi può essere utile? Lo facciamo? Che magari qualcuno mi insegue e si piglia la... Ma no, dai. Qua non c'è nessuno. Codice della cassaforte. Alcuni dei pazienti più strani della dottoressa di Patio casualmente hanno oggetti difficili li ho messi nella cassaforte dell'ufficio di fianco all'ingresso principale. La combinazione è 850. Combinazione dell'ingresso dell'ufficio principale. Io non ho visto. Allora, qua posso anche camminare, perché tanto mi sembra che... E qua? Mamma mia. Questa... Eccola qua. Un attimo, non mi ricordo più.
Indizio in missione 850 e 0. Ottimo. Lingotto. Formula per dardo narcotizzante da combattimento. Così posso magari crearlo in qualche modo, in qualche laboratorio. Una vittima di... Lettera del tenente. Lettera al tenente. Continuo a pensare a quello che mi ha detto. Se è vero, se è quello che hai visto, non riesco a crederci nonostante mi fidi di te ciecamente. So che il Duca Bela è una persona discutibile, ma usare quel mostro per i suoi scopi politici, quindi è vero, raga. Ti prego di non essere avventato. So che vuoi rassegnare le dimissioni dalla Gran Guardia, ma finché resta da dormire temo per la tua vita. Non mandare quella lettera, non raccontare a nessuno di quello che hai visto, almeno finché non tornerai a casa e ne avremo parlato con più tranquillità. Fai attenzione e scrivimi presto. La tua Matilda. Vedete che, raga, qua le guardie non è che erano tutte cattive, quindi effettivamente il Duca stava utilizzando questo mostro per incolparmi, facendo ricadere degli omicidi su di me. E molto probabilmente questo mostro l'ha fabbricato qua, dentro questa gabbia di matte, che è un posto dove ricoveravano i pazienti che hanno problemi mentali, credo, o dove utilizzavano per fare esperimenti, per produrre il siero. Ok, qua abbiamo preso tutto. Qua abbiamo preso tutto. Direi che possiamo andare. Qua se cade mi faccio male. Allora, quello è il violone principale sicuramente. Amuleto d'osso sul tetto. Runia. Possiamo provare ad andare qua, raga. Merda. Cosa dovremmo farne dei resti? Di solito li davo ai cani, ma non mi è più permesso andare nei canili. Diamoli ai ratti. Abbastanza dura, non mettere la cerca. Quando l'istituto era aperto al tutto. Ok. Ero orgogliosa di lavorare. Cucinavo per gli ammalati. Parlavo di ricette con la dottoressa Ipez. Ora mi sento in... Lo so, ma per quanto sia andato... Cosa? Fuglia! Non nascondo! Non scappare! Ti dimostrerò! Ha una brutta ferita! Merda, merda, mi ha sgamato. Cosa è successo qui? Ho fatto rumore mentre lo stordivo. Raga, questa parte è difficile, eh? Se non vuoi uccidere le guardie è difficile, perché... c'è la guardia lì. Questo no, vabbè, non è un grandissimo problema. Questo qua lo stendiamo qua e lo trasportiamo. Quando l'istituto era aperto al pubblico ero e facciamo proiezione e ce ne andiamo qua. Boh, questo qua lo lasciamo giù qua. Così nessuno si allarma. Poi qua ce n'era un altro. Certe volte non spetta a me controllare quella roba. A volte penso che faccia finta di non sentire. Una è lei qua. No, ma questo qua è un uno chef. Questo è uno chef. Qui non c'è praticamente nulla. Allora, vediamo un attimo. Bicchiere di whisky. Ah, qua si può uscire. Allora, vediamo un attimo. No, torniamo indietro. Dobbiamo tornare indietro. Ah, qui è un problema prendere la runa, perché la runa è qua.
E qui quante guardie abbiamo? Una, due. Perché dovrei fidarmi di una persona dal volto celato? Qua ce n'era un altro. Qua ce n'è un'altra qua. Devo usare i dardi soporiferi. Vedi per prendere sta runa. Dove ho messo quella roba? Boom. Questo è andato. Lì ce n'è un'altra. Che sia, dico io. Qualunque cosa succeda, sono pronta. Qualunque cosa ti serva, non posso. Allora. Ho fame, cosa vuol dire? Si alza? Ma magari non oggi. No, resta seduto. Allora. Un attimo. Vai là. C'è qualcuno lì? Ehi, tu, oh, ma visto. Aspettate per il mio segnale. Agli ordini. La ricompensa è nostra. Andiamo. Via, 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 via. Via, 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 via. Vai qua. E mo da qua. Lì ce n'è uno, raga. Allora, vediamo un attimo, perché se solo riuscissimo a... a stenderli uno per uno, ci faciliterebbe parecchio il compito. Così non utilizziamo i dardi. Facciamo... quello sta girato lì. Non puoi nasconderti per sempre. Qua c'è solo lui. Facciamo così. Ok. Ma gli altri due se mi stanno cercando. Bene, se no. Eccola qua una. Allora un attimo, sistemiamo lei. Buono. Ne manca uno, eh. Poi il problema è capire dove si trova. Però noi ce ne sbattiamo le palle. Ci inchiappettiamo questa. Nuova runa. Ok, quante ne ho di rune? Qua posso... collega degli umani per farli svenire o morire assieme. Questo qua è comoda, sta roba, raga. Porca vacca, se è comoda. Questo ci aiuta tantissimo. Però aspettiamo un attimo. Allora, noi dobbiamo andare di là. A me è venuta in mente una roba. Pozioni ne ho 9. Quindi pozioni ne ho 9, quindi non dovremmo avere grandi problemi. E proviamo a proiettarci qua. Se io di qua. Merda. Perché c'è gente. Che succede qui? Non c'è niente, non mi qui. Piace. Meglio contro. Fai giro. Un attimo. Vedete, qua ci sono cose. C'è tutto il piano superiore. Osso corrotto. E lì sul tetto c'è altra roba. Lì c'è, sono tutte qua in alto. Però non so se proseguire qui. Perché mica c'è tanta gente. Posso anche salire da qua. Facciamo così, va? Qua c'è il maggiordomo.
Apri. Lì c'è una guardia. E qua praticamente si sale dalle scale. Porca troia! Chi è che mi ha visto? Per quella schifezza. Ah no, basta così, grazie. Il posto fa schifo. Ah, la guardia, ecco dov'è l'altra guardia. No, un attimo, andiamo a stendere l'altra guardia. L'altra guardia, raga, è la bloccata. Ma li facciamo il giro da qua e la stendiamo. No, qua è chiuso. Lì c'è il maggiordomo. Ma dov'è, dannazione? Ecco la guardia. Un momento. Non ti agitare, zio, non ti agitare. Aiuto! Ma guarda te sto stronzo! Prego. Ma guarda te sto stronzo! Boom! Apri! Non m'ha visto? Ok. Un attimo, perché ma qua c'è pure quell'altro. Arriva da qui. Vediamo. Ah, ecco, ecco, ce ne sono due. C'è uno qua. E l'altro là. Forza! Non ti farò del male. Ok, lui sta andando lì, raga. Dove sta andando? Sta andando qua, sta venendo qua. Fuori. Sta venendo qui. Sia. Stiamo qua, stiamo qua. Non può. No, 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 no. Io mi sa che c'è un altro, eh. Questo lo stendiamo. Olè. Buono, buono, buono. Stiamo facendo un buon lavoro. Qua tra l'altro è possibile posteggiare la scogliera, credo. Qua ci stiamo preparando una via d'uscita. Qua ci stiamo preparando una gran bella via d'uscita, mi sa. Allora, vediamo un attimo. Proiettili per pistola, dardi per balestra, mela, al momento non ci serve. Che è sta roba? Quando la torretta sarà inattiva, Megan potrà venire a prendermi. Ok. Ah, quindi questa qui, qua è da dove si esce quando la torretta è inattiva. Personale della Gran Guardia, il cambio di turno è a mezzanotte. Chi perde la barca otterrà un altro turno, senza paga. Buona, allora qua c'è la mappa. E ce la chiappiamo. Porto, consultazione, sala da pranzo, ufficio di Ipatia, terapia intensiva, lobby principale. Sì, però in ogni caso scopre dov'è l'agente Soccolo. Devo salire per scoprirlo. Ufficio di Ipatia, devo salire sopra, raga. Però evidentemente punto... la dottoressa Ipezia non riceve più pazienti. A questo punto, raga, io libererei anche sto piano.
un attimo. Che magari poi si sveglia sto tizio. Almeno addormentiamo pure lui. Allora, c'è un amuleto, mi ha detto, vicino. Runa. Oh merda. E come ci arrivo a sta runa? È tipo qua sotto. Allora, mo vediamo se ci sono tipo delle scale che mi permettono di scendere. E giù di qua. Macchina da scrivere. Non c'è nulla. Qua c'è il cane, eh? Però se uso visione oscura. Vabbè, c'è della roba. C'è la carne dei cani. Ma non credo sia una roba. Sì, si ingriffano un po' i cani, però. Oh, merda. Ok, questo ascensore lo posso chiamare, eh? Pulsante dell'ascensore spingi, ok. Posso utilizzare anche l'ascensore, raga. Ok, allora vediamo qua. Tanto qua i cani non ci sono. Questa ci serve, che è quella dei poteri. Oltre il muco nero. Ah, per scendere là sotto? Deve esserci un modo. Vediamo qua. Un attimo. No, qua non c'è nulla. No. Io devo trovare delle scale per scendere giù in cantina. Qui non c'è nulla, raga. O c'è un passaggio segreto che mi permette di entrare. Ah, scusate un attimo, ma i cani dove sono? Qua non ci sono i cani. Quindi qua ci posso passare. Perché i cani sono qua dentro chiusi nel chiavistello. Perché questa qua è la gabbia dei cani. Qua è tutto libero. Anguille in gelatina non ci sono utili. Quindi niente. Allora io tornerei all'area centrale, raga. Questi qua abbaiano. Questi abbaiano, già lo so. Per cercare di capire come scendere. A meno che se io premo l'ascensore. Spero non ci siano guardie. Basement. Ah, in basement non si può scendere. No. In basement non si può scendere. Pulsante spinge. Mi chiude. Pulsante. Lascia aperto, ma se io faccio così, tipo terapia intensiva, esco. No, qua mi si chiude tutto. Qua mi si chiude tutto. E come faccio a scendere giù, raga? Qua nello scantinato non si può scendere. No, che? No, che? Devo trovare un modo per scendere nello scantinato. Che schifo.
e devo capire come fare ad arrivarci. Oh, giù di qua, raga, c'è un ingresso. Oh, magari giù di qua, eh. Anche se la vedo grigia. Vediamo la mappa dell'area. Ma vedete, 1-1 in alto a sinistra. Sembrerebbe si possa arrivare solamente tramite ascensore. Non credo che ci siano altri modi. E secondo me bisogna trovare una soluzione con l'ascensore. Solo che... perché è qua sotto. È qua sotto. Oh raga, mo io sono uscito. Voglio provare a fare una strunzata. Un momento. Raga, grande mossa questa. Adesso vi faccio anche vedere cosa ho aperto. Grande mossa, arcipelago. Raccogli. Poi lottiamoci tutto. E praticamente da qua io vado ad aprire questa porta che dà l'ingresso principale. Potevo anche entrare in questo modo. Però questa cosa non mi aiuta a... in ogni caso non mi aiuta a raccogliere quella runa che è lì sotto. Quindi niente ragazzi, io proverei ad andare al piano superiore a sto punto. Perché qui davvero non so che pesci pigliare. Saliamo le scale e proviamo a esplorare sopra. Qua sotto direi che è stato tutto fatto. Anzi raga, io direi che ci vediamo al prossimo video e andiamo avanti l'esplorazione del prossimo video, perché secondo me manca ancora un bel po'. Niente, insomma, ci vediamo al prossimo video. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se vi piace supportare il canale con un'iscrizione e un mi piace, fa sempre piacere. E bella, al prossimo video. Ciao.